Prefer inizia da, diciamo, dalle botteghe artigianali negli anni 60, da appunto una bottega artigianale dove si svolgevano le classiche operazioni da fabbro. Da queste abilità manuali e un'organizzazione istintiva, negli anni 90 si sono messi insieme tre soci e hanno creato quello che attualmente è Prefer, mettendo ognuno insieme le proprie capacità, quindi chi aveva più capacità manuali è diventato responsabile di produzione. E chi era più propenso alla parte commerciale è diventato il nostro direttore commerciale e chi era più abile nei montaggi e nelle intuizioni di come gestire le squadre è diventato responsabile dei montaggi esterni. Negli anni 90 si mettono insieme, nasce Prefer e si sviluppa in due rami di azienda principalmente, un ramo che tratta i bracci dei cespugliatori per la manutenzione del verde e un ramo invece dove viene gestita tutto ciò che riguarda la carpenteria, in particolare medio pesante, e opera a 360 gradi, ha un ramo d'azione molto ampio. Vanno da strutture civili, industriali, agricole, quali possono essere sia dalle tipiche complessi agricoli per il ricovero attrezzi fino a veri e propri stabilimenti come hotel, centri commerciali, quindi strutture di pubblico impiego. Il ramo dei bracci dei cespugliatori tratta la progettazione, costruzione e anche la manutenzione delle macchine operatrici che servono per la manutenzione del verde. Quindi tutte le operazioni che normalmente vengono fatte ai margini delle strade per il taglio e lo sfalcio dell'erba. L'altro ramo d'azienda è un po' più ampio, proprio perché i settori dove va a svolgere la propria attività sono molteplici e appunto sono le strutture portanti in vari ambiti, civile, agricolo e industriale, oltre, diciamo così, di pubblica utilità. Quindi dalle case, così detto, con la procedura a secco, a centri commerciali, hotel, scali di sicurezza, pensiline, tutto quello che è acciaio viene progettato, calcolato e quindi realizzato sulla base dei progetti esecutivi che andiamo a stilare. Abbiamo una parte che trattiamo con le industrie petrolchimiche e farmaceutiche, facciamo quelle che in gergo vengono chiamate pipeline skid, che sono tutte le tubazioni a servizio degli impianti di processo appunto di questi centri, impianti petrolchimici. Abbiamo la parte con cui collaboriamo con i consorzi, andiamo a fare paratoie, sgrigliatori, tutto quello che serve per mantenere sotto controllo i livelli delle acque. Questo tipo di attività è anche dovuto alla locazione fisica di Prefer vicino a, nella zona padana, dove è importante avere sotto controllo il livello dei fiumi, e la parte negli ultimi anni delle energie rinnovabili. Siamo partiti con impianti fotovoltaici, adesso trattiamo anche parti eolici e tutto quello che riguarda le energie rinnovabili. Ci aggiorniamo man mano che escono bandi e anche nuove tecnologie, quindi è un continuo evolversi. Il principale mercato di riferimento è sicuramente ancora l'Italia, anche perché la Prefer nasce da esigenze del mercato italiano e quindi rimane ancora ad oggi il nostro mercato principale. Lavoriamo anche con l'estero, e le richieste stanno sempre aumentando, e questo con grande soddisfazione nostra dovuto proprio al fatto della qualità del prodotto che offriamo e la puntualità negli impegni che ci assumiamo. Ci ha fatto accreditare presso i nostri fornitori esteri che cercano e ci chiedono a volte anche commesse importanti da realizzare. Prefer è accreditata presso il Ministero come centro di trasformazione.
e quindi in base alle attuali normative antisismiche è autorizzata al Ministero alla realizzazione di strutture portanti. E questo per noi è stato un passo importante perché ha richiesto una certa ristrutturazione interna e quindi un certo controllo interno sia in termini qualitativi che di sicurezza e anche di gestione del processo, oltre che in termini anche conoscitivi. Abbiamo affrontato alcuni argomenti che prima magari davamo un po' per scontati, quindi abbiamo affrontato appunto ad esempio la saldatura o altre problematiche riguardanti la qualità, ottenendo anche alcune certificazioni sia in termini di sicurezza che di qualità dei prodotti che realizziamo specifiche nel nostro settore, che ci rendono leader nel nostro ambito. Siamo certificati ISO 9000, 18000 e secondo la ISO 3834 del 2006.